Hi people of YouTube! Benvenuti in questo primo episodio di Tarzan. A parte gli scherzi, benvenuti in quest'altra serie Disney targata PS1 che ci ha dato tante soddisfazioni al tempo. Questo gioco in particolare, vorrei dirvi che è uno dei miei primissimi giochi che abbia mai avuto appunto nella mia collezione. Quando mi regalarono per la prima volta la PS2, ancora questi erano presenti dentro i negozi. Infatti uno degli ultimi giochi che ho comprato sempre dentro un negozio di elettronica PS1 è un altro gioco Disney che magari un giorno vi mostrerò. Però questo me lo regalarono appunto insieme alla mia prima PS2. Mi regalarono questo, Stuart Little 2 e qualche altro gioco della PS2, tra cui anche Rayman M. Ma sarò sincero, questo gioco l'ho giocato una e una sola volta e non mi ricordo niente. Niente. Quindi vi chiedo di perdonarmi se non saranno completi al 100% i livelli. Scusatemi se non vi faccio vedere come al solito le scene del film, ma appunto è come se fosse la mia seconda volta, la mia prima volta e mezza. Benvenuto nella giungla. Però so che questo gioco è diviso a livelli, quindi sarà semplice dividere appunto i vari episodi. Allora, con quadrato lanciamo la frutta, con cerchio facciamo i pugni per terra come appunto un bambino capriccioso, con triangolo lanciamo i frutti verso il basso e con questo cambiamo il tipo di frutta. Ok, devo ricordarmi anche gli effetti che fanno i frutti. Vabbè, io intanto... Ah, giusto, scusami. Non va l'analogico? Ok, per qualche strano arcano motivo, dopo un secondo dall'avvio non andava già più l'analogico. E devo ricordarmi che cosa ci fa danno e che cosa no, comunque. Poverino. Ecco qua. Mi ricordo che ci sono vari percorsi. Ok, per un attimo pensavo che il... come si dice? Il tucano potessi colpirlo. Dicevo, ci sono vari percorsi che vanno oltre il 3D. Ma perché ogni volta che prendo una vita... Ti giuro, non so come mai. Ogni volta che prendiamo una vita si disattiva il controller. Dicevo, mi ricordo che ci sono vie oltre le zone 3D. Però mi ricordo anche che questo gioco, cioè... Vedi, ogni volta che prendo una vita, ogni volta che prendo una vita si sminchia. Boh, vabbè. Ah, così va meglio. Eh sì. Boh, vabbè, allora ascolta, usiamo le frecce, che quelle sembrano funzionare. È l'analogico che dà problemi. Motivo? Boh. Aspetta. Frutto rosso, che non mi ricordo che cosa fa. E come faccio ad arrivare qui? Ah, ecco. Ah, ma non mi fa niente, ok. Ma... ok, pensavo ci fosse un modo per andare più veloce, tipo spammando il tasto salto. Comunque, andiamo a prendere tutte quante le monete. Io posso lanciare la frutta? No, non posso lanciare la frutta mentre sono attaccato all'albero, d'accordo. Intanto noi cerchiamo di farlo il più completo possibile. Poverino, non ha fatto niente, lo ammazziamo. E ecco appunto, come facciamo ad andare tipo in altre zone? Ad esempio qui è palese che dobbiamo entrare. Dobbiamo entrare dentro l'albero cavo. Ecco qua. Lo so che va meglio così. Niente, ogni volta che prendiamo una vita... Boh, vabbè. Ogni volta che prendiamo una vita il gioco decide di... bloccarsi. Ah, aspetta. Non posso risalire? No, mi sa che purtroppo dovevamo farlo fin dall'inizio. A questo punto, scusami. Sono scemo, sono scemo, quelle non erano le vite, sono i consigli, ecco perché si bloccava il gioco. Ecco perché si bloccava. Vi chiedo scusa, sono anni che non gioco a sto gioco, perdonatemi. Allora, no, giù, bravo.
Mamma mia, mi sento proprio un cretino. Mi sento un cretino perché era talmente ovvia la cosa che l'ho data totalmente per scontata. Ah, giusto, posso arrampicarmi sugli alberi. Totalmente per scontata. Guarda, non ho scuse. A parte... Ok, me le ricordo i tucani che ci lanciano le noci di cocco. Ecco qua. L'ho data talmente per scontata che ho visto l'icona e la prima cosa che ho pensato è: ci danno una vita, per forza. Per forza. Quando in realtà la vita ovviamente non ce la dà la medaglia di una scimmia. Ce la dà la medaglia di Tarzan. Wow, Tarzan! Guarda quante cose belle su quest'albero. Prova ad arrampicarti, non dovresti avere problemi. Certo, Bart Simpson. Ehi! Ma ecco, come faccio ad andare nelle zone oltre 3D? Vabbè, io intanto proseguo. Poi lo scopriamo piano piano. Ecco, il coltello. Questo mi sarà utile. Ah, ok, con R1 e con L1. No, ok, peccato, abbiamo perso un paio di monete. E dicevo, i vari frutti, che poteri diversi hanno tra di loro? Ehi, Ted! Ciao, Tarzan! Vedi questa figura? Ce ne sono 4 nascoste in ogni livello. Se riuscirai a trovarle tutte e 4, potrai esplorare un livello segreto. Tentiamoci, allora. Purtroppo... certi giochi appunto o te li ricordi o te li ricordi dove sono certe cose, e io non ho una memoria. Aspetta, allora aspetta, ha palesemente qualcosa di diverso il tucano questo qua. Posso colpirti? Ci voglio provare. Sai che forse no, è solamente messo lì e basta. D'accordo, non importa. Che poi usare il coltello è mega difficile, perché devi stare a una distanza tale da essere non solo capace di colpire, ma anche di essere colpito. Non è tanto comodo. Non è tanto comodo in realtà. Che poi non capisco perché... Vedi che però i tucani li posso colpire, allora. Non è tanto comodo usarlo il coltello, d'altronde. Ecco fatto, grazie. E via col frutto. Noi quante lettere siamo? Giusto per capirci. Siamo... non me le fa vedere le lettere. Peccato. E allora andiamo oltre il grande albero. C'è qualcosa qui? Ok. Aia, scusami, pensavo fossi morto. E via. No, ecco fatto, siamo a 2 disegni. E preso. 2 lettere mancanti. E ok, siamo a metà del percorso. Ma... ok, ci servi da trampolino, meno male che non è morto. Preso. Ecco. Fatto, grazie. Vabbè che anche qui magari saltare qualche moneta non è il peggio che ci può succedere, vero? Anche se in realtà, visto che il counter sta andando avanti, credo che in realtà c'è un counter di monete, forse, sai, non lo so. O forse in tutto il livello ce ne sono multiplo di 100. Non devi prenderle per forza tutte, però tanto meglio per te se le prendi. Tutte le lettere andate. Non mi ricordo però cosa fa prendere tutte le lettere. Ok, tutti i disegni ti fa fare il livello bonus. Tutte le lettere, onesto, non mi ricordo. Aia. Ma che stronzo. Ecco qua. E tutti i disegni fatti. Primo livello più che decentemente completato.
Livello bonus? Caricamento in corso. Ok, vediamo. Monete raccolte. Ok, c'è una percentuale di monete raccolte, ma è tutto quanto completismo fino a se stesso. Allora, facciamo un salvataggio. Salve. Salve. E salviamo. Splendido. Ciao allora. Ciao anche a te. Congratulazioni, hai vinto un filmato. Livello bonus, crociera nella giungla. Prendere tutte le lettere sblocca pezzi del film. Prendere tutti quanti i pezzi del disegno ti sblocca il livello bonus. Ok, questi livelli sono fatti in modo tale che tu raccolga risorse nel più breve tempo possibile, immagino. Ok, i frutti servono per aumentare il tempo in cui tu stai qua dentro. Hai all'incirca una ventina di secondi. Quello che prendi, prendi. Quello che non prendi, te lo saluti. Ok, ecco qua. Però devo dire che aumentata la... Ah, peccato. Aumentata la qualità così, l'acqua è... Madonna mia. Meglio delle piscine. Come hai fatto a mancarlo? Ci sei passato accanto? Vabbè. Almeno una vita l'abbiamo raccolta, dai. Niente! Ci vado dentro e lui li salta. Vabbè. 100 monete l'abbiamo prese, dai. Almeno quello. Una vita l'abbiamo presa. Ok, ogni volta che finisci un livello e il bonus ti fa fare tutto quanto la scelta dei vari livelli. Quindi abbiamo 13 livelli. Molti meno delle follie dell'imperatore, ma comunque